Buonasera, benvenuti, benvenuti a 7pm. Io sono Edoardo Vigna, faccio gli onori di casa di questo aperitivo del giovedì di 7, il settimanale del Corriere della Sera, che sapete in edicola venerdì mattina. Domattina trovate, tra parentesi, un numero molto interessante con in copertina l'astronauta italiana Luca Parmitano, che ci racconta che anche lui è chiuso in casa dopo essere stato 200 giorni nello spazio. È rientrato e la, eh, si è chiuso in casa a Houston. Comunque, 7 pm, le 7 del pomeriggio all'inglese è un appuntamento che fino all'anno scorso avevamo fatto fisicamente in uno spazio milanese, e adesso abbiamo cominciato con l'emergenza del coronavirus a farlo, a farlo invece online. È un aperitivo con i protagonisti di 7, con i giornalisti di 7 e del Corriere della Sera, una chiacchierata informale ed è informale come vedete anche già dallo spazio. Abbiamo. Uh, Chi ha visto in questa settimana che lo spazio reale della comunicazione, della socializzazione sono le finestre, sono i balconi, sono i terrazzi, e allora? abbiamo chiesto a, ai colleghi e soprattutto agli ospiti di, essere in un, di non avere la solita libreria alle spalle che ormai in questi giorni abbiamo visto, abbiamo visto, siamo un popolo di lettori, dovremmo essere un popolo di lettori perché con tutte queste librerie. Comunque abbiamo chiesto anche di avere un bicchiere con loro perché SMPM è, è, è un aperitivo di sette quindi abbiamo un bicchiere con cui poter d'alzare alzare insieme anche se c'è poco da brindare in questo periodo però diciamo è un momento comunque per stare insieme eh, così gli ospiti di oggi, gli ospiti di oggi sono um, eh, allora, il primo è Francesco Gabbani quindi non ha, nessuno di due ha bisogno di presentazioni, ha vinto Sanremo è arrivato secondo all'ultimo all Sanremo e a chiacchierare con lui e con me eh, c'è il collega Andrea Lafranchi Um, a questo punto vi invito a, uh, a entrare entrambi in questo spazio. È uno spazio per, per parlare, per riflettere, per raccontarci un po' di cose che so stanno succedendo in questi giorni a tutti quanti noi. Um, Francesco, benvenuto, Andrea, benvenuto. Te, ciao. Eccovi, benvenuto. eccovi, ecco, qua, ecco qua. Ciao, sì, eccolo qua. Sì. Sì. qua. Ciao allora, a tutti, ciao a, benvenuto, a tutti. Benvenuto, benvenuto. Eh, dopo sì. di voi ci saranno. Um, invece eh, Filippo Tortu che sapete è il primatista italiano sui 100 metri il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri e, e, a parlare con lui ci sarà anche Gaia Piccardi la collega Gaia Piccardi ma eh, li, li vedremo tra poco li, e chiacchieremo anche con loro tra poco io mh, come prima cosa volevo chiedere una cosa a Francesco prima di sparire e di lasciare voi eh, volevo chiedere a Francesco io ho visto che ieri che era la giornata della terra sì. Uh, tu hai cantato per Last Day hai, hai cantato una canzone che è il mio canto libero di, di Battisti. Allora sì. io volevo chiederti qual è la canzone nella tua vita che di, di un altro cantante che ti è piaciuto cantare uh, così, anche in compagnia o, o più spesso? Ma allora, sinceramente, una delle canzoni eh, che mi ha sempre molto emozionato, perché credo che sia anche una canzone che è stata definita anche da artisti internazionali, tipo Bono Vox degli U2, una canzone che ha quasi un qualcosa di mistico, è Così Celeste di, di zucchero, ah. eh, sugar Fornaciari, di cui io fra l'altro non è per circostanza, ma dato che il bicchiere di vino rosso che sto bevendo è... Esattamente, lo facciamo vedere, il vino di, del grande eh, zucchero, vino. zucchero di. Vino. Allora, allora, allora è un brano che io trovo nella sua semplicità, perché è uno di quei brani, un po' come il mio canto libero, che in realtà è un brano di Battisti che è semplice, perché in realtà gira tutto su tre accordi. E, e così anche così, Celeste non è una... che hai voglia, non è che hai voglia. Visto, visto che vedo lì un pianoforte in... nei terrazzi, nei giardini. io sono invece dentro lo studio, nel mio studio ho a caso qua una chitarra che spunta. Così accenna con tutto il rispetto per il grande sugar fornacciari un altro sole quando viene sera. Sta colorando l'anima mia, potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mia e mi fa piangere sospirare così celeste. Scissma baby, come un pianeta che mi gira intorno e brucia il fuoco. Scissma baby. Grande, grande, <ride> grazie Francesco. Grazie. Allora a questo punto visto, visto che In canto celeste, è, è, è in alti calci, appunto. In alti calci. Eh, eh, Lascia a te, Andrea. Scissma. Va bene, no, mi lasci nelle no, no, mani no, dopo. del no, dopo. grande la no, rimango, rimango allora, beh, tra l'altro, è un brindisi quasi a chilometro zero, quello che hai fatto, perché il vino di zucchero è prodotto a, 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 a 20 km da casa tua? In realtà sì sei informatissimo Ora non so se si può fare il nome dell'azienda vinicola. In realtà fa la faccia, si chiama Luna Luna, luna, luna. scritto Lunae, che in realtà è in latino, perché questa è una zona che si chiama Luni, che era un sito, un sito romano. Uh, C'era il porto dove i romani approdavano e dove portavano via poi i blocchi di marmo dalle cave di Carrara di cui io sono originario. E tutt'oggi, appunto, si chiama Luni. Io infatti vivo fisicamente proprio nel comune di Luni e questa è un'azienda agricola che si chiama Bosoni insomma è il vino eh, sito Luna, Lunai che si pronuncia Lune perché è il genitivo in latino e ora non voglio sfoggiare il mio classicismo anche perché ho fatto i Colli, il... di, Luni. I colli di Luni esattamente e, e questo è un vino che producono apposta insomma per il grandissimo Sugar Fornaciari che comunque Ah, e lui sta a Pontremoli, a, abita poco vicino qua, sulla zona del Passo della Cisa a Pontremoli, in un posto bellissimo, ecco, e, e questo è il suo vino, quindi così ora c'è questa coincidenza diciamo del vino e della canzone, però mi fa piacere che sia così. Senti, sei in interna, sei in studio, però ho visto da, dai post che hai fatto in questo periodo di, di lockdown che anche tu comunque vivi in contatto con la natura. Ti ho visto anche fare delle cose pazze, suonare, sì. fare air guitar no. con... Con una lancia per, per, per la pulizia dell'acqua, cioè le, le, le idropulitrici. Sì, perché faccio un po' di tutto, infatti, qua. E eh, perché io, ovviamente io sto effettivamente un po' come Zucchero che sta appunto in mezzo a, alla, alla natura della, lun della Lunigiana. Anch'io, in realtà, sto, sono in mezzo al verde, ovvio. ma ve lo posso dimostrare. Ba basta far così, cioè, basta che vi giro un attimo l'inquadratura. Questo è il mio studio veranda e, e, e si vede, ecco qua. Ecco. Dove sto, do, dove sto io, insomma, proprio in mezzo dall'altra parte all'altra finestra, con verdi ulivi, eccetera, eccetera. Quindi sono proprio immerso nella natura. Ma fai l'olio? Allora lo, ho provato a farlo un paio d'anni fa, soltanto che in realtà io, poi alla fine, ho circa 16 ulivi qua nel, diciamo, nel mio terreno circoscritto alla casa, quindi non ho un grande terreno. Quindi ho qualche, qualche litro l'ho fatto. Quest'anno, per esempio, non l'ho fatto. Quest'anno non l'ho fatto. L'ho fatto lo scorso anno. Ma va anche al termine no? l'ulivo, no? Infatti sarà per quello che non l'ho fatto perché in realtà sono un neofita <ride> del, della produzione dell'olio. Sarà per quello. Ecco, ora ho scoperto il motivo per cui non l'ho fatto. <ride> Però tu hai, hai sempre contatto. Una volta mi raccontavi che, così per, per passare il tempo, liberare la testa dalle preoccupazioni e tutto, facevi anche lavori con il legno. Lavoro, eh, con il legno, sì. Lavoro con il legno, tanto è vero che lo studio dove vedete che, che sono in questo momento l'ho praticamente fatto io. Eh, si vedono tutte le parti che ci sono di legno, un sì, sì. Tutte queste cose qua le ho fatte io. Eh. E fra l'altro, questo ambiente dove sto in questo momento, che da, da cui vi sto sono, stiamo chiacchierando che in realtà è diventato... L'ho creato proprio in questi giorni di quarantena, perché io avevo lo studio dentro il salotto di casa e in questi giorni ho detto ma sapete, sapete cosa faccio per far tornare il salotto salotto e non il regista di stazione? <ride> sposto lo studio dal salotto alla veranda e, ed eccomi qua. E l'ho fatto io. Infatti, la demo, io non so se eh, eh, ci può essere... Qualcosa di un attrezzo, un qualcosa di emblematico di questa. Esatto. Cosa. Che, cosa, che cosa ti ha condotto? In questa? Cioè, se tu fra qualche anno dovessi ripensare a questi giorni di, 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 di auto reclusione, un oggetto che ogni volta che passerai, dirai: Ah, questo è! La... Allora, in realtà, se devo essere sincero, gli oggetti sarebbero tanti, perché io sono versatile anche nel, nel, nel dedicarmi a, mi dedico a tante cose contemporaneamente. Ora, è citato tu prima, ho fatto dei delle foto su, sui social appunto con l'idropulitrice, eh, altre che con la bicicletta che stavo cambiando i freni la bicicletta poi ovviamente altri oggetti importanti per me sono ovviamente gli strumenti musicali quindi dalla chitarra il pianoforte qua dietro c'è una batteria non so se si vede ecco c'è cioè nel senso poi quindi... esordi nella musica eh, es esatto però allora se devo, mi sono preparato questa cosa qua che se devo essere sincero probabilmente l'oggetto emblematico per me di questa quarantena Proprio a, a, a dimostrazione di quello che stavo dicendo prima che mi sono dedicato a questa cosa eh, l'ho già messo in campo. No, teniamolo dietro le quinte. Siccome ti ricordi, ti avevo già raccontato un po' di tempo fa che c'era venuta fuori questa passione qua per lavorare il legno, mi è tornata durante la quarta, quarantena, perché nell'ultimo anno l'ho un po' abbandonata, ed è, signore e signori, quello che io chiamo il, il, il seghetto. Uh, indipendente indie perché è il segreto <ride> alternativo ed eccolo qua <ride> <ride> con tanto di no con ora è, sta ora è scollegato perché, sennò sta di farmi del male con tanto di uh, uh, come si dice la segatura sta 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 Probabilmente se devo, ora copriamo anche la marca. Se devo sta 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 Forse più rappresenta questa mia quarantena, cioè il fatto di perché mi fa sporcare le mani, cioè mi fa utilizzare le mani. Ma hai studiato anche design o è una passione proprio solo invece più fisica? Che... No, è più fisica, poi ovviamente. No, il design non l'ho mai studiato, diciamo che ho un gusto che credo che se sono anche abbastanza ignorante per quanto riguarda il concetto del design, però, se devo essere sincero, ma si può anche vedere così, forse sono un po' tendente al minimalismo, un po' svedese, queste In cose, senso. legno naturale, forme molto, molto, no, cioè, così. Ecco, nordico, questo... nordico. Molto nordico, nordico, molto nordico, ecco, nordico, nordico. Se, se può essere una definizione nell'ambito del design, ecco, probabilmente sono. Però è, è spontaneo, ecco, non, è, non è più di tanto ragionato. Senti, come te la stai passando questa, questa quarantena? Tra l'altro, quarantena che, voglio dire, avrà interrotto dei, dei tuoi progetti, evidentemente. Dopo il Festival di Sanremo, l'uscita di un album. Sì. Eh sì, io praticamente ho vissuto l'inizio della quarantena, quindi l'avanzare delle varie restrizioni e le ordinamenti insomma, per, per stare in casa, che poi è partito principalmente dal nord e è sceso nel momento in cui io stavo, ero in giro a fare il tour in store, firmacopie dell'album viceversa e devo dire la verità che fra l'altro fortunatamente mi è, alla fine me ne è saltato solo due, due date, quindi sono quasi riuscito a finire tutto il tour. Però, insomma, sono passato dalla dimensione dell'essere in giro per l'Italia a incontrare eh, quotidianamente 5-600 persone che venivano a, 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 ad incontrarmi e copie a ritrovarmi poi, ovviamente, in casa. Quindi, è passato. Sono passato da una realtà mo molto frenetica e, e, e di grande presenza e condivisione con altre persone, a ovviamente vivere l'ambiente casalingo. Che inizialmente è stato un po' uno shock, perché come credo per tutti, perché ti cambia poi le abitudini. Uh, però, ecco, come io sono solito fare, ho cercato di, uh, di, di, ecco, di rivalutare questa situazione in realtà, non come una costrizione, ma come un'occasione. Un'occasione per fare quello che normalmente poi non, non riusciamo a fare quando viviamo. È a recuperare i classici libri lasciati sul comodino, i film di cui ti appunti il titolo, dice questo lo voglio vedere, tutte queste cose? Ah, sicuramente anche quello, più verso la sera perché di giorno insomma ha dimostrato sono più per <ride> seghetti alternativi, eh, eccetera, eccetera. <ride> Però sì, sì, ovviamente, ovviamente sì. Eh, um, rip, ripeto. Divosterie. Film o serie? Sei uno da film o da serie? Ma in realtà io sono uno da tutto. Questa è la verità. Perché io sono come con la musica: no? quando uno mi chiede ma che musica ti piace, cioè mi piace tutta la musica che mi emoziona. E, e questo è molto eterogeneo come tipo di approccio perché tutto ciò che mi emoziona è senza limiti. Quindi, sia film che serie. Devo dire che le serie ultimamente mi stanno appassionando perché mi rendo conto che uh, sono, insomma, ci sono delle serie. Che sono veramente ben fatte dal punto di vista anche proprio registico, proprio come, come tipo di, 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 di taglio proprio artistico comunicativo. Consigliane una. Consigliane una che. Ma allora io ne consiglio una che sembra banale, però io la, la consiglio, perché in realtà è una serie no, non recente, ma è di qualche anno fa, che però ho avuto modo di rivedere anche recentemente. Che al di là del suo aspetto, se vogliamo, un po' cool, sganaway, non so come definirlo. Cioè, che parla fondamentalmente di narcotraffico, eccetera, eccetera, ma è Breaking Bad. Uh, ma Grazie. questo perché io ve ne parlo, mi piace parlarne in un termine diverso perché è una serie che racconta un qualcosa di fantastico, secondo me. Cioè, il fatto di come, cioè al di là della questione di, di, di questo uomo, cioè di, del fatto del, del, del mondo del narcotraffico, della produzione, della metanfetamina, eccetera, eccetera. La cosa bella è che ha una grande sensibilità di lettura di quella che invece è il senso esistenziale delle persone. Uh, del protagonista stesso e di tutte le persone che gli stanno intorno. Cioè, quindi, senso non è come Narcos, che invece è proprio la, la, la criminalità organizzata, perché esatto vede più. Si vede più come c'è un, tutta un'intellettualizzazione. Il fatto che comunque questa persona fa i conti con il bilanciare. Uh, come posso dire, i suoi valori, la sua cultura e tutto ciò che sa. Ha una grande impressione, una grande sensibilità e, 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 la, e alla fine si ritrova a viverla, a declinarla a quello che gli succede nella vita. Cioè, ed è un bellissimo esempio di come, ecco, le cose, secondo me, le, le situazioni e le circostanze personali vanno se andrebbero sempre non giudicate dall'esterno, ma bisognerebbe sempre... No? vedere il perché dietro, dietro a, a una persona, i comportamenti di una persona c'è cioè da, da cosa è mosso, no? C'è cioè, tutto un mondo, c'è tutto un, un meccanismo. Quindi, per esempio, mi piace molto, ecco, mi è piaciuta molto Breaking Bad come se, da questo punto di vista. Senti, questo periodo di chiusura porta idee musicali o no? Cioè, c'è il rischio che siano cose troppo, troppo scure, troppo dark, o comunque che poi diventeranno superate una volta che speriamo presto saremo fuori da questa, da questa fase? Allora, il, il, il dark a me non riguarda tendenzialmente, anche se ovviamente anch'io ho i miei lati oscuri, quindi cerco se, se, se mi viene voglia di scrivere qualcosa o se questa circostanza mi, mi suscita lo scrivere qualcosa. Se devo essere sincero, non ho, ho puntato delle cose, però non, non ho scritto molto in questo periodo. Scriverò credo poi, perché mi succede così, io vivo le situazioni poi do, dopo. Mi viene fuori il fatto di, di voler esprimere quello che ho vissuto durante la vedo difficile, cioè, perché vivo la circostanza, quindi non riesco a, a, a la rielaboro dopo, ecco. Però io sicuramente credo che dal mio punto di vista, se scriverò qualcosa di conseguenza a questo, di conseguenza a questo momento, sicuramente sarà qualcosa che sfocia nella positività e nel concetto di rinascimento, ecco. Sì. No? Non... chissà sa, chi sa esatto come la musica risponderà cioè se ci saranno canzoni o se poi si dirà vabbè ma non, cioè, non, non si può perché ormai è un momento passato e una canzone che poi è, è troppo legata a un riferimento temporale rischia di, di, scadere, di scadere subito cioè come lo yogurt, non, non la vuoi più ascoltare poi <ride> sicuramente eh, con i fermenti lattici che si suicidano esatto. no, la la la, la, la sì, sono d'accordo con quello che dici io infatti non lo scriverei mai una canzone che riguarda questo momento perché scriverei un qualcosa che, che, che viene dal, dall'aver vissuto questo momento oggi esatto. i Rolling Stones sono usciti con una canzone un'ora mm. e mezza fa i Rolling Stones hanno pubblicato ah, una canzone ah, alle 6, alle 18 non ho me la sono persa si sì. chiama eh, Living in a Ghost Town, cioè Vivere in una città fantasma. E hanno raccontato. Insomma, il titolo sembra proprio adatto al periodo che stiamo vivendo. Infatti, Mick Jagger ha detto proprio questa cosa. L'abbiamo oh. registrata più di un anno fa a Los Angeles perché stiamo lavorando a un disco nuovo, certo. però ci sembrava sembra una adatta al, al momento. Dice, ho modificato qualcosa nel testo perché, sennò sarebbe stato. Avrebbe avuto un senso troppo dark in un momento come questo, ma abbiamo deciso che fosse il momento di farla andare con le, con le sue gabbe. Certo. Un'ora e mezza fa, e tra mezz'ora, no alle, alle nove, o non mi ricordo se alle otto italiane o inglesi pubblicheranno il video. Eh, ma questa è una bella cosa che ho fatto. Sono curioso, ti ringrazio del. del, ti del, del... Ovviamente sì, ovviamente sì. Non sono un appassionato, però ovviamente sì. Cioè, come fanno a non piacere i Rolling Stone nel loro modo di. Di, nella loro grande personalità, cioè, eh, ehm, me l'andrò a ascoltare. Ma io credo che però, rispetto a quello che stavamo dicendo prima, c'è cioè comunque è un brano che hanno dichiarato di aver scritto eh, in realtà in precedenza, e che quindi poi coincidenza magari in questo momento ha un, un valore particolare perché, perché ci si ritrova no? a essere una declinazione di questo momento ma un po', non voglio autocitarmi o fare un parallelismo, però eh, un po' la mia, la mia, la, in un modo diverso, perché non è dark, ma la mia canzone, per esempio, viceversa. Beh, un po' l'individualismo, cioè il rapporto... Esatto, tra... no, ma sì, che in realtà comunque parla del rapporto tra individualismo e collettività, ma inteso anche, soprattutto, condivisione, cioè il concetto della condivisione, che eh, credo che sia stata cavalcata in questo momento, è stato complice in questo momento. Dico purtroppo, però, eh, perché in realtà il concetto della condivisione, proprio nel momento, come in questo momento in cui in realtà ci, ci, ci è venuta a mancare, questo è il concetto, no? Cioè è come tutte le cose, banalmente, quando le cose. Che, che diamo per scontato e, e, e poi ci, ci mancano ce le tolgono ovviamente improvvisamente ne riscopriamo il valore e quindi questa canzone è successa questa cosa che alla fine comunque ha avuto questa, sta avendo questo, questo suo bel percorso credo per questo motivo perché la, la, la gente si è ricordata che è bello condividere è bello dare e ricevere e, e, e viceversa credo che ben rappresenti questo concetto Secondo te cambia, dentro a te quantomeno, poi col pubblico lo, lo, lo scoprirai di più anche quando si tornerà a suonare dal vivo e tutto, ma dentro di te è cambiato un po' il significato di questo rapporto appunto tra individuo e collettività che hai affrontato con viceversa e con tutto l'album comunque. È un po' cambiato alla luce di quello che è accaduto in questi due mesi? Questa è la domanda. da mille una notte. È il... Non lo so, lo capirò quando, quando inizierò a riavere un contatto vero, come tutte le altre persone con, con gli altri individui della società. Io credo che, io credo nella mia visione, che tende ad essere positiva, che in realtà que, quando finirà tutta questa circostanza, questa situazione, in realtà credo che da un certo punto di vista ci sarà un, una riscoperta di. Appunto, dei, dei valori che avevamo un po' perso e li apprezzeremo di più. Quindi, forse, per quanto riguarda le interazioni sociali, eh, ne trarremo beneficio. Un po' meno post e un po' più strette di mano probabilmente sì, almeno io me lo auguro che sia così, per quanto per esempio in questo momento come non mai io che per esempio sono uno che ha sempre usato per il lavoro che faccio, che giustamente li uso i social eccetera eccetera come strumento di comunicazione come contatto con i miei supporter eccetera eccetera, però sempre un po' con un po' di reticenza, cioè con un po' di distacco di perché sono molto più analogico nel mio modo di vivere la vita Uh, però per esempio in questo momento alla fine ecco eh, vanno ringrazio chapeau ai social perché comunque ci permettono di comunque ci hanno permesso di rimanere in contatto però quando finirà questa eh, è proprio istituzionalizzato un appuntamento settimanale Ah, sì, io sì ho fatto sì che in realtà dura per quattro settimane. Siccome avevo iniziato a fare dirette mini live acustici, avevo deciso di fare questa iniziativa che si intitola Gabba 4x4x4, dove per quattro settimane suono quattro canzoni estratte dai miei quattro album. E... No, scusami, hai tirato? Cioè, sei sempre stato quello del 9. Dovevi fare 9x9x9, un <ride> eh, no, po'. Ha tutta una numerologia attorno al nove, le viceversa, sono nove lettere. Sì, eh, è vero. E poi la cosa... dei dischi, E cose che scopre poi dopo di solito. C'è un problema che non tornava perché nove, fra l'altro, nove sono le tracce dei miei album, più o meno. Ma almeno gli ultimi due sono nove tracce, ognuno. Però non ho fatto 9 dischi, invece 4x4x4 <ride> perché ho fatto 4 dischi. Quindi dopo veniva 9x9x4 e non tornava. Cioè non era bene. Perché inizialmente volevo fare Gabba 4x4, poi mi immaginavo la reazione nei social ah Gabbani è un fuoristrada perché è 4x4, <ride> <ride> e allora ho fatto 4x4x4. Ecco. <ride> In effetti poi 9x9x9 diventava un appuntamento un po' no, è vero, è troppo, cioè. no anche perché è poco speranzoso, cioè nel senso 9x9x9, 9 settimane. Io mi auguro ovviamente che ci sia un'evoluzione, io mi auguro che finisca il prima possibile questa circostanza. Cercheremo di fare quindi nell'avere una visione di speranza, insomma, pensare che duri ancora 9 settimane questa cosa. Ti manca, ti manca di più andare a farti una birra o andare a fare le tue passeggiate in mezzo ai boschi? La seconda, la seconda birra, la seconda no, 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 le passeggiate nei boschi perché io al di là di quello che può sembrare che ora ovviamente stiamo facendo questo fantastico appuntamento con l'aperitivo, la, con, con il vino, però in realtà io non sono una persona tendenzialmente mondana e, e quindi in realtà mi manca sicuramente più... Quello devo dire che ho, io, avendo il vantaggio di avere un po' di natura intorno e ecco qua comunque ho la possibilità di farmi una corsetta in mezzo, in mezzo alle piane, ecco, e... però sì, mi manca più quello, mi manca più quello sicuramente. Ti, ti tieni anche allenato fisicamente? Ma ci provo, io eh, sì, fra l'altro <ride> questa quarantena che tutti dicono ah, mi ingrasserò nella quarantena e non fai altro che mangiare, in realtà io non lo so, riesco ad avere ma proprio ristabilito un, se si può definire così, tra virgolette un rehabbing, nel senso che, ma anche a livello di orari, cioè mi sveglio io la mattina, mi sto diventando quasi come battiato, perché mi vedo l'alba tutte le mattine, ora non medito, però praticamente mi sveglio, no, l'alba non la vedo, però mi sveglio quasi tutte le mattine alle cinque e mezza, 6, io sono sveglio ah, e vivo tutta la giornata, sì sì, eh, ora mi è presa così, mi è presa così. Eh, <ride> Infatti, ma a, le a letto a che ora vai poi? E in realtà letto, poi vado no, no, entro la mezzanotte, perché poi, ovviamente, se uno ha, eh, intraprende un'abitudine un, un, un fisiologica che ti svegli così, è ovvio, che poi alla sera se, insomma, uno è stanco. Eh. È, è, Infatti è dopo quando inizierò a fare concerti, dovrò farli di pomeriggio, come fanno esatto. tipo in Inghilterra, nei club. Perché, se no, tipo, se dovessi suonare all'arena di Verona l'8 di ottobre, non si sa se ci suonerò ancora per ora, ma lo facciamo al pomeriggio, che secondo me mi addormento poi alle 10. Beh, una volta facevano i mattiné, no? o, o, o le Il doppie mattino. serate, si facevano esatto. 5 di pomeriggio e poi alle 9 di I Beatles quando suonarono al Vigorelli a Milano nel 65. Era a ah, caspita. Mi pare che suonarono al pomeriggio e poi alla sera fecero la eh sì Perché facevano le doppie, facevano le doppie le. Sì. Sì, sì, sì. Con... Vi eh. interrompo, ma a questo punto. Eccolo intanto ho non sei ingrassato, io invece. A furia di aperitivi. No, a, fuori, a furia di dirette collegamenti esatto, le p.m. qui è. Esatto, DM, esatto, esatto, esatto. <ride> a, a proposito di forma fisica, a questo punto, una delle curiosità che io ho invece per l'ospite che ci raggiunge in questo momento. Benvenuto Filippo Tortu. Benvenuto, Gaia. Grazie. Il, Ciao. Buonasera e, a tutti. Naturalmente, da lui voglio Ciao. anche sapere come si fa a, a correre nel giardino intorno alla siepe. Però prima di tutto, volevo dire: voi vi siete conosciuti a Sanremo? Tra l'altro sarebbe bello tornare ai tempi in cui si parlava solo di Morgan. Dov'è? 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 Tra l'altro l'ho visto passare qua fuori poco fa. E non, non perché... Dov'è Bugo? <ride> <ride> Grande, grandissimo ma... Bugo. Grandissimo Bugo, anzi siete, Vi siete conosciuti invece Francesco e Filippo. Con Filippo Sanremo. sì, ho avuto l'onore. Posso fare l'introduzione di Filippo? Perché Filippo prego, è un... Io ho avuto l'onore e infatti poi chiudo, lascio lo spazio a lui. Um, e a Gaia vi faccio mi sono pre pre preparato sapendo che c'era anche lui in, in collegamento questa sorpresa un cimeglio che io mi porto da Sanremo che ormai in realtà poco più di due mesi fa ma sembra passata una vita ed è la maglietta che Filippo mi ha firmato oh, lì nel, insomma zona backstage eh, di Sanremo eccola qua, grazie Phil no guarda devo dire più che merita è un uno perché uno. Mi ha fa abbiamo fatto una partenza insieme. Abbiamo fatto una partenza insieme. Mi ha lasciato sul posto. Mi ha sì, lasciato ha... i primi metri <ride> è stato. No, perché grazie a te. Sei gentile, allora intanto ringraziamo Francesco Gabbani e Andrea Lafranchi, un saluto. Grazie, no, grazie Francesco, gra grazie Edoardo, Gaia. Grazie e a te. La lasciamo a Filippo e Gaia, eh, io so che Filippo è giusto per lanciare, so che Filippo in realtà è un appassionato di musica anche e a questo punto ti chiedo um, una delle prime cose che ascolti in questi giorni, poi lascio a Gaia. E intanto vi saluto eh, vi, e vi do appuntamento anche al prossimo, eh, 7 pm eh, settimana prossima, giovedì alle 19, a te, ciao, Filippo. Presto. Ciao, Filippo hey, stavo riflettendo allora. che era, siamo in presenza di due recordman: Gabbani è uno che ha una percentuale di vittoria a Sanremo spaventosa. Tu con i record hai una certa confidenza eh, e quindi insomma avete questo che vi accomuna, però no. cominciamo a parlare di musica, cosa stavi per raccontarci? No, diciamo che in questa, in questa quarantena, in questo periodo, ho ricreato in camera mia un piccolo stanzino, un piccolo spalco, ho, ho comprato l, tutto un impianto stereo, poi ho ricevuto a Natale il giradischi, quindi ho ricreato un piccolo, eh, diciamo... Non è un rifugio, ecco, un rifugio dove vado la sera di solito dopo cena e ascolto, ascolto un'ora, due di musica, di dischi e, e sto iniziando a scoprire il mondo del vinile che è, ho preso tutta la vecchia collezione di mio padre ed è veramente un mondo fantastico. E su cosa ti stai concentrando in particolare? Cioè quali, quali tracce stai allora, consumando? Sto... Sto scoprendo anche molti artisti, brani che, ne, che non conoscevo. Eh, devo dire che eh, l'album eh, disco che, che più eh, mi sta piacendo, mi è piaciuto, e sto ascoltando, e eh, l'ho portato qua, l'ho qui con me. È un, un vinile di Paolo Conte. Mm -hmm. Che eh, guarda. Allora, Fatti tra l'altro, eh, non so se si vede bene. Eh sì, allora, cioè, no. l'ho. L'ho cercato per, per, parec per parecchio, da quando ho giradischi quindi in Natale lo cercavo, eh, perché ci sono due delle mie canzoni preferite in assoluto: che sono Sparring Partner eh, mm -hmm. e, e Come Mi vuoi, naturalmente. Di Paolo Conte devo dire che le sto ascoltando giorno e notte, perché sono forse tra le. 3, 4, 5 canzoni che mi piacciono più in assoluto sono il mio profilo, e ho la fortuna che sono nello stesso, nello stesso vinile, e quindi le, sono le due canzoni, anche con l'atletica, forse che più, più sento legate a, a quello che faccio. Ecco. Ma mio perché padre, queste perché... due canzoni ti fanno vibrare particolarmente? Anche perché non è usuale che un ragazzo di 21 anni eh, ascolti Paolo Conte, insomma, non è così scontato. guarda allora ti di col Paolo Conte è l'artista preferito di mio padre. Quindi sin da bambino eh, lui lo ascoltava e io lo, lo sentivo insieme a lui. Da lì mi sono appassionato anch'io e in particolar modo Sparring Partner è un po' la, la canzone che ci lega, eh, un più, quella un po' più simbolica e, e l'ascoltavo sempre anche quando ero sin da bambino, prima delle gare, nel tragitto che da casa in macchina mi portava alle gare quando ancora l'atletica che mi manca devo dire era quella che facevo qui in zona vicino a casa quindi raggiungevo la, la pista dove facevo la gara mh, in 20 minuti di macchina senza fare trasferte eh, in altri continenti e quindi avevamo diciamo tutta la nostra playlist per arrivare al, al campo di atletica e ascoltavamo quelle canzoni e sparring partner era forse quella più più significativa. Senti, poi adesso parliamo anche della tua atletica, eh? ma un'altra cosa in fatto di musica volevo chiederti. Eh, è vero che eh, una delle emozioni più grandi della tua vita, oltre al fatto di essere arrivato in una finale mondiale dei 100 metri eh, 32 anni dopo Pier Francesco Pavoni a Roma, è stata l'anno scorso a Sanremo incontrare Fatti Bravo che è uno delle tue dei tuoi idoli assoluti, sì, senza dubbio. Allora, partendo dal presupposto che Sanremo sia l'anno scorso che quest'anno per motivi diversi, anche l'ho vissuto in maniera diversa, ma sono state, oltre all'atletica, forse l'esperienza più bella che abbia, che abbia mai fatto, perché vivi la musica in maniera differente, perché sei anche consapevole e eh, ti rendi proprio conto che l'attenzione di tutta Italia eh, è concentrata in quella settimana eh, solo su Sanremo e se non sei dentro non, non riesci a capirlo, io non, non l'avevo mai capito fino all'anno scorso. Poi l'anno scorso ho appunto avuto questa fortuna enorme, tra l'altro ehm, mi ha anche regalato un vinile autografato, quindi è stato veramente un, un, un ricordo. Che è indelebile e che, che mi porterò sempre. E poi è stato veramente particolare anche perché è una persona eh, veramente straordinaria e molto, molto interessante. Eh, abbiamo passato insieme una ventina, una mezz'oretta ed è bello dare, diciamo, un, un contorno, o meglio, non un contorno. Eh, Conoscere persone che tu hai sempre stimato, sempre, in questo caso, ascoltato. Comunque, eh, immaginate darle finalmente un, un carattere, un, un, un volto, nel senso, eh, dato da un incontro, quindi un'immagine. Con Patti ben... non hai provato una partenza sul palco come con Gabbani? No, no, no. La, la maglia l'ho data anche a lei, però <ride> la, la partenza non l'abbiamo fatta. Senti, a proposito di partenze e di atletica, no? che in questo mondo sospeso, in questi tempi di coronavirus che stiamo vivendo, tu naturalmente sei rimasto privo della tua fonte di ispirazione e di vita che è l'atletica e la corsa in particolare, tu per quei pochi che non lo sanno sei... Uno specialista dello sprint, 100-200 metri e staffette. Quindi il tuo mestiere nella vita è spostarti il più veloceme, velocemente possibile, possibilmente sotto i 10 secondi, tra 0 e 100 metri. E poi i 200, vabbè, ma quelli sono un altro discorso. Come vive uno sprinter, quindi uno abituato a correre veloce, dei tempi così lenti e così fermi? Perché a un certo punto ti è stato impedito, uno dei, dei decreti del Presidente Conte ha impedito anche agli atleti eh, professionisti, agli atleti top, di continuare ad allenarsi, giusto? Quindi tu hai smesso anche di andare al campo. Sì, eh, diciamo... Che ho smesso di andare al campo ma non ho smesso di allenarmi perché ho la fortuna di avere questo, questo giardino e quindi mi sto allenando qui, ho portato moltissimi attrezzi della palestra che avevo portato al campo, eh, ho, ho, li, ho, li ho portati a casa quindi mi sto allenando, mi alleno tutti i giorni e, e riesco anche un po' a correre, stiamo lavorando... Molto eh, sostituendo la corsa, diciamo un po' con molte andature e soprattutto. Poi non voglio entrare nel, troppo nel tecnico per non andare, però sul, sull'appoggio del piede a terra. Okay. Quindi diciamo che questo, questo stop sicuramente non è, mh, come dire, non, 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 non mi darà sicuramente una mano per preparare la stagione. Non è stata la cosa migliore per la mia stagione, ma stiamo lavorando su moltissimi aspetti. Che se non ci fosse stato questo stop, non avremmo avuto la possibilità di fare. Quindi, certo. sicuramente, come penso, stiano facendo moltissime persone, eh, cercare di trarre il, il meglio e trovare un aspetto positivo anche in, in questo momento. Senti, ma che atletica ti aspetti di trovare quando finalmente si potrà tornare a correre in pista, a gareggiare, riprenderanno i meeting della Diamond League? Cioè, io mi immagino un mondo eh, di gente un pochino disorientata, no? ognuno nel suo sport. Eh, ti aspetti risultati, non lo so, strava di, eh, stravaganti, eh, gare che magari non rispettino le solite gerarchie a cui siamo abituati, anche in vista di un'Olimpiade che per forza di cose è stata posticipata di un anno. Secondo te eh, questo sport... Postamento eh, a cui ci ha costretti la pandemia, ehm, provocherà anche gare matte, un'Olimpiade imprevedibile, e quindi magari eh, chi è più forte di testa eh, rispetto a chi è più preparato di fisico potrebbe avere un vantaggio. Sei d'accordo? Beh, sono, sono completamente d'accordo, nel senso che io penso che in qualsiasi circostanza, quindi anche prima di questa situazione. La testa fosse più importante del, del corpo in, in un evento come un, un campionato del mondo o un'Olimpiade. Eh, in questo momento sarà ancora più importante proprio perché, eh, non avendo oh, avendo scombinato un po' tutti i piani della, della stagione, della preparazione, questa, questa quarantena eh, l'aspetto psicologico, chi è più pronto a reagire, chi è più reattivo. Nel, nel riuscire ad adattarsi, secondo me eh, si farà trovare più pronto, avrà un, un vantaggio sugli altri. Poi anche mi viene in mente, ci sono molti atleti che sto vedendo sui social, hanno magari dei, dei pezzi di pista, delle pedane eh, in casa, in, in mm. giardino. Ah, sì. e, mm. Mondo Duplantis, ad esempio. Eh, Record del mondo dell'Asta ha in, in giardino. Una pedana, tra l'altro, la pedana dove ha iniziato a saltare, certo. eh, io e lui ci sentiamo spesso e mi stai dicendo che si sta allenando, penso che lui magari si farà trovare un pochino più pronto di atleti che invece non hanno la possibilità in questo momento di allenarsi. Certo, senti tu personalmente come hai preso la notizia dello spostamento delle dell'Olimpiade? Perché ci eravamo sentiti quando l'Olimpiade era ancora programmata nelle sue date naturali, cioè con partenza il 24 luglio, e tu mi avevi spiegato che tu non potevi permetterti di pensare che l'Olimpiade non si facesse perché per Rmanere sul pezzo e concentrato sull'allenamento, dovevi pensare che i primi di agosto eri lì a correre a Tokyo le batterie dei 100. Poi l'Olimpiade, per forza di cosa, è stata presa e spostata avanti di un anno come hai ricevuto la notizia? Eh, sto cercando di fare ancora la stessa cosa, quindi nella mia testa le Olimpiadi si fanno quest'anno <ride> perché l'unico modo, per almeno per, per come sono fatto, di di trovare la motivazione di allenarsi tutti i giorni, soprattutto di fare allenamenti che eh, in questo momento non sono sicuramente la eh, l'atletica che mi è sempre piaciuto fare, quindi eh, sono allenamenti un po' adattati. Ho in testa l'obiettivo, comunque quest'anno non è un anno sprecato, ma anzi eh, saremo, do, dovremo farci trovare pronti per, per la stagione che spero arriverà. E essere sincero, sono anche molto fiducioso perché... Eh, questi elementi, seppur come ho detto prima, non è che siano i, i miei preferiti, eh, però mi stanno facendo tornare un po' a, a quell'atletica della quale ti parlavo prima, dell'atletica un po' che facevo da bambino. E questo devo dire che mi sta dando molta, molta gioia nel, nel, nel fare sport e mi sta facendo riprovare sensazioni che erano anni. Che, che non provavo. Questo, secondo me, sarà un, dal punto di vista psicologico, sarà un, un bell'aspetto, uh -huh. senti Filippo. Prima Francesco Gabbani raccontava di come impiega il tempo libero eh, serie tv, libri. Tu hai rispolverato qualche, siccome sei un, un cinefilo, hai rispolverato qualche attore in particolare, qualche filone di film. Che ti piace, hai una serie del cuore preferita? Che cosa stai? Oltre ad ascoltare musica, cosa, cosa vedi? Guarda, allora iniziata la quarantena, eh, stavo, guardavo tantissimi film, adesso ho diminuito perché. Iniziavo, cioè passavo veramente quasi tutta, tutta la notte, alla fine perché non riuscivo a dormire rimanevo sveglio, volevo sempre vedere un film nuovo e quindi non, non dormivo tantissimo, quindi adesso le ho un po' eliminati. Mi sto guardando molti film, cioè, o meglio, ho guardato tutta la saga di Hannibal Lecter, che devo dire che è molto bella, in particolar modo il silenzio degli Innocenti, uh -huh. e poi non sono un grande amante delle serie. Allora, anche se le serie riescono a dare un diciamo un... Un'analisi più dettagliata di un personaggio, del suo carattere, magari Breaking Bad Francesco l'ho vista ed è della mia, della mia serie preferita perché dà proprio l'analisi del cambiamento di, del protagonista, e, però non sono un grande partito delle serie. Adesso ce n'è una che è uscita ora. Uh -huh. e non, faccio fatica a rimanere. Eh, tutti questi giorni sto aspettando che esca il terzo episodio che è The Last Dance, che è il documentario sull'ultima stagione dei Chicago Pulse di, sì, di Michael, Michael Jordan. Jordan. Mm -hmm. E quello, appena sono uscite le prime due puntate, le ho, ho divorate e le ho guardate due volte e adesso sto aspettando che esca la terza e la quarta e devo dire che... Michael Jordan, eh, anche, no, ho fatto basket per diversi anni, eh, però, non è un, sicuramente non è un'icona eh, dell'atletica, è un'icona dello sport e non solo. Eh, è una figura al quale eh, mi ispiro moltissimo. Uh -huh. A proposito di giganti giganteschi dello sport, perché non, Michael Jordan non è solo un gigante, è un gigante gigantesco. Che effetto ti fa pensare che quell'altro gigante gigantesco del tuo sport, eh, Usain Bolt, sta per diventare papà? Cioè, eh, veniamo da un decennio in cui ha vinto tutto quello che si poteva vincere, no? Poi ci ha lasciati al mondiale eh, 2017 a Londra, dove peraltro tu hai corso i 200 non nella sua stessa batteria, purtroppo, quindi non c'è mai stato lo scontro diretto. Però no, insomma no, l'hai frequentato no. in pista e adesso eh, tra due mesi ah, diventa papà eh, e quindi insomma è proprio una pagina che si chiude per sempre quella di voi. Scusa, il, il cane che senti sotto è il tuo, mio, che sì. che sì, sta difendendo <ride> il territorio. E, no, penso che, se cioè, sono sincero, non dico quasi invidio più il fatto che se, se stia per diventare papà delle medaglie che ha vinto, però, nella, almeno nella mia vita, eh, vedo sicuramente dei figli in futuro e penso possano essere, possono regare molte soddisfazioni, come è, è stata la, la sua carriera, quindi la ricca, la, non ricca ricchissima di, di soddisfazioni, di record, di medaglie. E Devo dire che meglio, perché magari sai, si parlava anche di un suo possibile ritorno. Uh -huh. E adesso si sarà, sarà impegnata a fare il papà e nei prossimi mesi, quindi lo escluderei sì, lo e vedo, questo almeno per me è una, è una buona opportunità. Improb improbabile un ritorno di volta sui blocchi. Senti, un'altra delle tue grandi passioni e un'altra delle cose, delle attività diciamo ricreative che stanno venendo a mancare in questi tempi di pandemia agli italiani è il calcio. No, allora la domanda è se finalmente in questo mese e mezzo in cui siamo agli arresti domiciliari hai finalmente trovato il tempo di mettere a posto la tua stanza, come mamma Paola sarebbe contenta che tu facessi. E, e poi le tue, la tua famosa collezione di maglie di calcio, quante sono e quali sono quelle di cui va più fiero? Allora, la... Filippo è un accanito eh, tifoso camera. juventino, va sì, detto, sì, sì. costituisciti ma, immediatamente. No, no, ma... mm. Sì, sì, no, ah. molto molto orgoglioso di essere naturalmente. <ride> e... Eh, la camera è la, è la sfida più, più ardua eh, della carriera. Quindi, sì, esatto, mm. perché è, è impossibile mettere a posto tutto. Ho, ho iniziato a mettere a posto delle, delle parti, ma è, è troppo, ci vorrebbe più di un anno. E per quanto riguarda le maglie da calcio, ho iniziato l'anno scorso a farlo in maniera proprio da collezionista. Eh, però sin da bambino ho avuto la passione delle magliette da calcio, ne ho eh, più o meno 100, 150 e la cosa che, che, che mi piace di, 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 di fare questa collezione è che siccome sto viaggiando moltissimo ho iniziato a prendere eh, le magliette di tutte le, le squadre locali eh, di, di tutti i miei viaggi quindi sono stato l'anno scorso sono stato a Oslo ho trovato la maglietta della squadra eh, di calcio locale oppure questa non sono stato a Budapest in Giappone l'anno scorso ho preso una maglia da calcio del, della nazionale eh, quindi sto un po' sto, sto ricreando eh, una, un mappamondo di magliette da calcio però c'è un, la... un gronchi rosa o insomma una maglia che, a cui tieni più delle altre e che, che non daresti c via per nulla al mondo ah, è difficile sceglierne una ce n'è una che mi ha regalato eh, la juve con la di ronaldo eh, quindi già solo la maglia di ronaldo è una maglia importante in più ci sono le firme di tutti i giocatori della squadra quindi quella è forse quella più, più bella più bella che ho però la quale sono più affezionato eh, c'è sicuramente quella di chiellini uh -huh. eh, che mi ha regalato L'anno scorso, quando ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti e un, un, perché mi ricorda un bellissimo incontro, un bel gesto. Mi ha, lui mi aveva invitato eh, a Torino. Quindi, quella è, è, è veramente ha un bellissimo ricordo. E poi la prima che ho, eh, che ho avuto è quella di, di Del Piero che ho preso nel 2001. Quindi avevo tre anni ed eravamo andati a vedere io con la mia famiglia eh, milan Juve a San Siro. E vidi la maglia al, prima di entrare allo stadio e quella l'ho ancora quella alla quale invece sono più eh, affezionato. senti, ultima cosa in chiusura sul calcio, visto che siamo venuti in argomento, poi ci avviamo verso i saluti. I saluti, visto che è quasi ora di cena, insomma. Ehm, tu sei secondo te è un calcio a stadi vuoti? Come stanno pensando di programmare pur di riprendere? Ha senso oppure San Siro senza i suoi 60.000? Lo stadio Matorino senza gli spalti gremiti non, non, non è più calcio. Insomma, dal tuo punto di vista di tifoso, ah, dal mio punto di vista di tifoso, eh, forse eh, pur di vedere giocare la, la Juve, comunque tutto il campionato, vederli giocare. Eh, mi piacerebbe vederli anche lo stadio vuoto però non è sicuramente la stessa cosa perché io mi immagino più dal punto di vista dell'atleta io ho provato a correre a Londra come abbiamo detto, detto prima in uno stadio pieno eh, con 70.000 persone e eh, ti senti minuscolo ma allo stesso tempo non dico immenso però ti senti partecipe di quello che sta accadendo ed è una sensazione stupenda. Allo stesso modo ho avuto la sfortuna di fare quest'anno i mondiali a Doha in uno stadio dove tu, tu c'eri non è che fosse pienissimo no. e non sono non è stesso con le stesse emozioni però comunque la finale di Doha per me ha lo stesso valore che come lo stadio fosse pieno fosse vuoto eh, per me è secondario, poi non so come sia per un, eh, per un giocatore eh, di calcio, certo. Senti Filippo, dimmi l'ultima cosa, mm, appena ci fanno uscire un po' di più sembra dopo il 4 maggio, eh, oltre cioè i 200 metri intorno alla casa, cos'è la prima cosa che fai? Corri al campo di Giussano ad allenarti, o prima fai tappa da qualche mm, altra parte? No, prima faccio tappa. Eh, a mangiare fuori con i miei amici. Quello, uh -huh. quello sì, ci vuole come, come prima cosa, la, la cosa che più in questa quarantena mi sta mancando, perché gli elementi, eh, quelli ci sono, eh, è proprio il fatto di, poter, eh, di potermi svagare un attimo con loro, vederli, condividere qualche, qualche momento. Quindi quella sicuramente è la prima cosa che faccio. Poi io non sono mai stato nemmeno un fan del, degli occhiali da sole, non li ho mai avuti in vita mia, ma... Mi sono scoperto allergico in questa quarantena, uh -huh. eh, penso al polline, eh, e quindi ho estremamente bisogno di avere da solo occhi. Quindi, la prima cosa: prima di andare a cena, prima ah. di andare a cena andrò con degli occhiali. Nel negozio degli occhiali, benissimo. Senti Filippo, grazie. Speriamo di vederci presto in pista. Esatto. Chissà dove, perché anche il Golden Gala, eh, che è la principale gara italiana di atletica, il meeting numero uno di atletica italiano, non sappiamo quando sarà, dove sarà, insomma, abbiamo poche certezze in questo momento, ma. Mh, Speriamo che riprenda tutto presto, inclusa la tua amata atletica, e di modo che anche i giornali poss possiamo ricominciare a riempirli le pagine sportive di eventi e di, non di elucubrazioni, di ragionamenti sul calcio che parte o non parte. E che significherebbe anche che insomma la, le cose vanno meglio per tutti, so, meglio per, per, tutti. Il, per il nostro micro mondo dello sport. Eh, quindi grazie Filippo e ai nostri te, ascoltatori. Io auguro buona cena, eh, buona serata e vi ricordo che gli, ap gli aperitivi di 7, eh, 7pm riprendono la settimana prossima, giovedì sarà il 30 aprile con due ospiti a sorpresa. Buonasera a tutti e grazie.